Approvata in consiglio la variazione al piano triennale delle opere pubbliche, abbiamo visto tanti settori di intervento. Sì, sono veramente tanti, abbiamo comunque puntato molto sugli interventi all'interno dei plessi scolastici, abbiamo un patrimonio scolastico piuttosto datato con dei problemi di vario genere e quindi abbiamo deciso di investire quasi 1.400.000 euro per andare a intervenire con tutta una serie di interventi di straordinaria manutenzione e di riqualificazione strutturale in 6 scuole, oltre che di manutenzione straordinaria su diverse altre scuole, sia materne, sia nidi, sia scuole superiori, scuole medie. Poi abbiamo previsto di investire ulteriori quasi 500.000 euro per la manutenzione straordinaria delle nostre viabilità, delle strade, un altro settore in sofferenza, molte viabilità sono ormai in condizioni pessime, quindi nel giro di qualche anno vorrei restituire una sorta di tavolo da biliardo alla nostra cittadinanza. Non è da sottovalutare tutto il piano di investimenti inerenti alla viabilità e le opere di riqualificazione di alcune aree. Infatti andremo a intervenire per la nuova intersezione di Via Fiorentina, che non sarà un sottopassaggio, nei prossimi giorni non sarà una rotatoria, nei prossimi giorni andremo a fare una conferenza ad hoc con il sindaco per illustrare questo importante progetto, così come il sottopassaggio dell'area del Baldaccio d'Anghiari, il raddoppio della canna. Oggi abbiamo partecipato a un bando che vede la riqualificazione di Piazza della Repubblica e quindi vorremmo ridare un nuovo aspetto a tutta quell'area insieme ai giardini di Viale Michelangelo, in modo tale che chi arriva in città dalla stazione abbia una percezione di bellezza migliore rispetto a quella che vede oggi. Quindi insomma, importanti vari interventi su vari settori, gli impianti sportivi, il verde, un piano triennale che secondo me va a soddisfare un po' tutte le aree, i vari settori, e quindi crediamo di riuscire a portare un valore aggiunto.